piccole decisioni con un grande impatto. Hai un posto nel cuore di Dio. Lo scorso anno ho festeggiato un mio compleanno importante. Per mesi ho pensato con chi avrei voluto trascorrere quel giorno. Sinceramente volevo solo festeggiare con le persone che amo. E quando alla mia festa ho guardato i miei ospiti, mi sono resa conto che non avrebbero potuto essere più diversi tra loro di come erano. Ma non importava, c'era posto per tutti, perché tutti hanno un posto nel mio cuore. Ehi, hai la sensazione che anche il tuo campanello stia già suonando? Sì, perché Dio ha un posto nel suo cuore anche per te, così come sei, con tutte le tue debolezze e i tuoi difetti. Te ne rendi conto? Anche se negli ultimi anni hai vissuto la tendenza a evitarlo, il tuo posto nel suo cuore è ancora riservato a te. Sai, un mio ospite non è riuscito ad essere presente quel giorno e posso garantirti che mancava, nonostante tutte le persone presenti. Mi ha rattristato il fatto che non potesse essere presente ed è proprio così che si sente Dio, quando continua a invitarti a passare del tempo con Lui per mostrarti il suo amore, ma tu non riesci a trovare il tempo per Lui o scappi perché pensi di non essere abbastanza bravo. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Dio ti invita a sperimentare la sua bontà oggi stesso. Come risponderai a questo invito? Non posso decidere io al posto tuo, ma sappi che Lui ti darà una nuova vita e sono felice di pregare con te per questo. Gesù, così spesso scappo da te, così spesso nella mia vita prendo decisioni che non sono giuste. Oggi voglio prendere volontariamente il posto che hai lasciato libero per me nel tuo cuore. Voglio prendere ogni decisione basandomi sulla consapevolezza di essere un figlio di Dio, sulla certezza che sono desiderato e prezioso. Grazie per il tuo amore. Amen. Dio ha un posto nel suo cuore anche per te, così come sei, con tutte le tue debolezze e i tuoi difetti. Grazie di esistere. Deborah. Post scriptum, se hai detto questa preghiera, faccelo sapere rispondendo a questa mail e se vuoi condividere con noi una richiesta di preghiera, puoi raggiungerci sul sito scoprigesu.it.